Presidente, mancano pochissime ore alla grande partenza. Ma è un grande evento, siamo soddisfatti, molta fatica, molto impegno, molta passione da parte di tutto il territorio, dei sindaci, del consiglio di amministrazione, del nostro amministratore delegato. Insomma, credo che sia un evento storico, per la prima volta al mondo una cronometro a squadre di professionisti utilizza una pista ciclabile. I nostri 24 chilometri diventano al centro di un giro così importante, così interessante, così impegnativo. Siamo soddisfatti, abbiamo messo in evidenza la nostra capacità turistica, il nostro territorio, il nostro mare, l'entroterra, le nostre peculiarità. Insomma, più di così non si poteva fare. Mi auguro che le cose vadino avanti come stanno andando e sarà un inizio fondamentale per un nuovo percorso che coinvolge tutti e coinvolgerà ancora di più tutti. La città è in festa? Ma tutte le città attraversate dalla pista, e devo dire anche quelle non attraversate, sono tutte in festa, sono tutte coinvolte. In tempi non sospetti avevo detto che non era importante da dove partisse il giro e dove arrivasse, ma che ci fosse un coinvolgimento generale di tutti per fare una grande festa al di là del campanile, al di là del pezzo di territorio. Questo si è avverato non solo sull'estremo ponente ma in tutta la Liguria. Un ringraziamento particolare naturalmente, ripeto, va alle amministrazioni, alla Presidente Burlanda, alla Regione Liguria che ci ha creduto da sempre, agli ex amministratori che ci hanno creduto e dunque tutto bene, insomma, andiamo avanti così che questa è una grande forza. È stata presentata la pedalata con 12 ex campioni. Sono partiti da Piazza Boria Dolmo verso Spedaletti, tra questi Davide Cassani. Quindi l'augurio di tutti è quello di gustarci un grande spettacolo. I nomi sono quelli che fanno tutti, a cominciare da Alberto Contador, per continuare con Rigoberto Urani, il colombiano che negli ultimi due anni è arrivato secondo, con Richie Porte, l'australiano che ha già indossato la maglia rosa qualche anno fa e quest'anno è andato molto molto forte, del capitano del Team Sky.